Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video qui in Abo 1906 che vi parla. E ragazzi, siamo tornati in questo mio nuovissimo video per la presentazione della mia squadra del Fantacalcio. Io vi informo che la prima giornata già è stata fatta, già ho perso la prima partita, però la settimana scorsa, come ben sapete, non ho potuto fare video, ho ricominciato da questa settimana e allora ve la posso presentare. Oggi, prima di iniziare il video, volevo semplicemente ricordarvi che domani ci sarà la reazione, il commento, come lo volete chiamare, al sorteggio di Champions League del Napoli e di tutte le altre squadre italiane, ma soprattutto naturalmente del nostro Napoli. Quindi mi raccomando, non perdetevelo l'appuntamento domani, subito dopo il sorteggio. Allora, ragazzi, per quanto riguarda la mia squadra, poche informazioni, cioè il fantacalcio che facciamo è un fantacalcio a 6 squadre e partivamo da una base di 1.000 crediti. Diciamo che sono stato un po' fregato per il fatto che, come sapete, io sono un gran tifoso del Napoli, quindi spesso tendo a prendere giocatori del Napoli e già vi informo che per me il pezzo forte è il centrocampo, che secondo me è la colonna portante di questa squadra, viceversa l'attacco ha molte lacune e devo vedere perché fino all'8 di settembre ho come scambiare e modificarlo. Vedremo se riuscirò a fare qualche modifica. Io naturalmente vi porterò aggiornamenti di settimana in settimana. Allora, ragazzi, partiamo dalla porta. In porta io ho scelto come portiere titolare Meret perché secondo me, ragazzi, potrebbe fare un gran campionato quando ritornerà. Poi già se ne erano andati Andanovic, il portiere della Juve naturalmente non lo prendo mai, Olsen già era nel mirino di un altro ragazzo romanista, quindi in due parole ho scelto Meret anche perché me l'hanno lasciato abbastanza poco, quindi ho preso lui e insieme a lui ho preso Ospina, che penso che sarà il secondo invece di Carnezis. All'inizio era Carnezis, poi per fortuna abbiamo fatto l'asta dopo che è arrivato Ospina e quindi ho avuto la possibilità di valutare questa cosa. Come terzo portiere, che poi però la prima giornata mi ha giocato da titolare, Sirigu, perché ragazzi Sirigu è un gran bel portiere, il Torino secondo me quest'anno farà bene e quindi ho voluto puntare su di lui. Passiamo subito per il ruolo dei portieri. Ho speso poco, sono uscito più o meno che avevo speso una sessantina per tutti e tre, quindi comunque non tantissimo, però nemmeno pochissimo. Passiamo ai difensori. Sui difensori ho puntato sui terzini e sui sempre titolari. Allora, ragazzi, come centrali ho puntato su quattro di loro, che sono Toloi, Izzo, Helander e Koulibaly. Ho puntato su questi quattro perché, ragazzi, diciamo che Helander, Toloi e Izzo saranno sempre titolari e Koulibaly sarà, diciamo, la colonna portante di questa difesa. Anche lui sempre titolare. Koulibaly di solito prende sempre 6 e mezzo, 7. Ogni tanto ci scappa il gol, è il difensore centrale del Napoli, quindi ho deciso di puntare su di lui. Per quanto riguarda invece i terzini, ne ho presi 4, che sono Berezinski, che è la mia ultima scelta un po' come scommessa, perché nella Sampdoria si alternerà forse un pochettino con il suo sostituto, però ho deciso di puntarci come ottavo slot, penso che potrebbe andare bene, che poi l'ho preso per primo, però in realtà era l'ottavo slot. Poi Biraghi della Fiorentina che già ha fornito un assist, Mario Rui che però ragazzi io non so, adesso può essere anche che più in là prenderò Luperto perché non so alla fine chi giocherà. Perché qui sembra veramente che Luperto si stia inserendo bene, è la cosa che mi fa piacere, però non mi fa tanto piacere per il mio fantacalcio. E poi Criscito, che la prima giornata già mi ha dato 2 assist. E secondo me, ragazzi, Criscito quest'anno può veramente mettersi in mostra una volta per tutte. Già lo conosciamo bene, già è stato nel campionato italiano, però adesso ritorna dopo tanti anni, vedremo quello che riuscirà a darci. Fino a oggi mi ha dato 2 assist. Dopo la difesa sono uscito con abbastanza crediti e ho deciso di puntare molto sul centrocampo. A centrocampo, ragazzi, vi dico solo che come ultima scelta ho Barella del Cagliari. Che
che è comunque un gran bel giocatore, un giocatore molto di prospettiva, un giocatore molto molto importante, che nel Cagliari sarà uno degli attori principali semmai il Cagliari si dovesse salvare. Poi ragazzi, ho preso Freuler dell'Atalanta e Jankto della Sampdoria come sesta e settima scelta. Sono quasi sempre titolari, portano anche molti gol, molti assist, e quindi ho deciso di puntare su di loro. Non si era alzato il prezzo e allora ci ho fatto un'offerta e me li sono presi veramente a poco. Qui inizia il vero e proprio centrocampo forte, perché ho preso ragazzi Boateng, che gioca come punta nel Sassuolo. L'ho preso a 33 crediti, che secondo me per il ruolo che svolge nella sua squadra è pochissimo, perché è come se fosse un attaccante. Ho preso Benassi della Fiorentina, che già ha fatto una doppietta la prima giornata. E ragazzi, Benassi, se la Fiorentina ingarra la stagione, sarà veramente un gran bel colpo. Poi ho preso ragazzi Chiesa, che è un altro attaccante praticamente, quindi ancora un altro colpo a centrocampo, come se fosse un attaccante. Già mi ha fatto un gol. E ragazzi, Chiesa, se prende la buona stagione anche lui insieme alla Fiorentina, può portarmi veramente tanti tanti bonus. Poi ragazzi, il capitano Marek Hamšík, che non può mai mancare, mi hanno lasciato abbastanza poco, e quindi diciamo che nelle mie squadre Marek c'è sempre, un po' come nel Napoli. E poi ho deciso di puntare su Zielinski, che già mi ha fatto due gol alla prima giornata. E ragazzi, penso che con Zielinski è la ciliegina sulla torta di un centrocampo che per me è veramente molto molto forte. È il ruolo che mi piace veramente di più di questa squadra. Se non deludono le attese, i centrocampisti veramente mi possono portare in alto. Poi ragazzi, come vi dicevo, l'attacco è stato è un pochettino la lacuna di questa squadra. Perché? Perché praticamente tutti gli attaccanti se ne sono andati via molto, e io dopo il centrocampo avevo parecchi crediti, però non tantissimi. Quindi diciamo che le colonne portanti del mio attacco sono Insigne, Milik, Simeone. Queste sono le tre colonne portanti del mio attacco, che ragazzi, parliamoci chiaro, sono tre grandi attaccanti, però soprattutto Insigne e Simeone alcune volte non acchiappano la giornata buona, rischio di perdere la giornata proprio per l'attacco, perché non ho bomber a parte Milik e non ho nemmeno Mertens. Quindi praticamente in attacco solo questi tre. Poi ho Suso, che vorrei cercare di scambiare, perché secondo me potrebbe essere un'ottima pedina di scambio, perché secondo me Suso potrebbe attirare il nome, ma alla fine non fa tanti gol, sì, fa qualche assist, però alla fine, soprattutto se il Milan continua la stagione così come l'ha iniziata, me lo devo assolutamente togliere. Poi sono stato costretto, avendo preso Boateng, a prendere Babacar. Quindi l'ho preso a uno, però comunque mi ha occupato uno slot per l'attacco. E alla fine, ragazzi, volevo prendere Zapata, ma avevano più crediti di me, sono stato costretto a prendermi Zaza. Se Zaza si inserisce, ragazzi, e inizia a segnare, il mio attacco sta a posto. Ma se Zaza continua a stare in panchina, è un guaio, perché in attacco ho veramente poche, poche, poche scelte. Ragazzi, questa è la mia squadra. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Su 6, secondo voi, dove posso arrivare? Io veramente aspirerei minimo al terzo posto, ma semplicemente perché ho un bel centrocampo. Perché se fosse per l'attacco, ragazzi, non penso che riuscirei a guadagnare qualcosa. Però, comunque, penso che il podio potrei riuscire a farlo, speriamo. Detto questo, ragazzi, io dalla terza giornata in poi vi porterò gli aggiornamenti giornata per giornata, con la reazione anche al risultato di giornata del Fantacalcio, così da tenervi sempre aggiornati, sempre con le novità su per quanto riguarda la mia rosa, la mia classifica e i miei risultati. Detto questo, ragazzi, vi do qui questo video, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto con quello che ne pensate. Sempre Forza Nano, e noi ci vediamo a un prossimo video.